Fratelli carissimi, oggi è un Vangelo bellissimo che ci parla della libertà di Dio nell'amarci, nell'averci pensati, creati come suoi amici. Non c'è nessun segreto nascosto. Noi sappiamo quello che Dio vuole, quello che Dio pensa. Noi conosciamo il suo amore. Nella Chiesa, attraverso la predicazione della parola, l'iniziazione cristiana, attraverso le liturgie, attraverso i sacramenti, attraverso la comunione con i fratelli, è Gesù stesso che ci svela, cioè toglie il velo a ogni mistero. Il mistero è Dio stesso, che nessuno ha mai visto, ma che Gesù Cristo ha rivelato. Il Vangelo di oggi ci dice che Dio esiste ed è nostro Padre. Come ci rivela la parola che ha udito dal Padre? La parola creatrice, la parola di conforto, la parola di consolazione, amandoci. È l'amore il fondamento della nostra vita, è l'amore che ci costituisce. È l'amore, e non l'abbiamo scelto noi. C'è un'origine in tutti gli uomini, un'origine gratuita, un'origine che noi non abbiamo scelto. Cioè, questa parola, scegliere. Chiedete a un ragazzo che cos'è la libertà, e ti dirà, fare quello che voglio, scegliere quello che voglio. Ebbene, è vero, c'è il libero arbitrio, che è un santuario inviolabile in ogni uomo. Ma lì, nel libero arbitrio, è stato deposto un seme di menzogna. Per questo, normalmente scegliamo ciò che fa bene innanzitutto a noi, le nostre ragioni, i nostri criteri. Siamo liberi perché quel santuario è inviolabile e non sono i condizionamenti esterni. Sono libero, libero, ma questa libertà è infettata dalla menzogna del demonio che mi convince che Dio non mi ama. E che cosa c'entra, scusa, con scegliere una facoltà piuttosto che un'altra, scegliere se andare al cinema o restare a casa, se studiare o non studiare, scegliere quella ragazza, scegliere quel ragazzo, scegliere di sposarsi, che c'entra questo? C'entra tantissimo. Perché se alla mia origine non c'è l'amore, se all'origine di ogni uomo non c'è un atto gratuito, e per questo misterioso, perché la gratuità non è il nostro patrimonio, se non sono stato scelto, voluto, desiderato, pensato, creato per amore, allora tutta la mia vita sarà ferita, sarà sporcata. Ci sarà qualcosa che mi porterà a dubitare costantemente di ogni persona, di ogni situazione, cercando, consciamente o inconsciamente, il marcio, il male, quello che mi fa male, quello che mi potrebbe ferire, quello che potrebbe rubarmi la vita. E cercherò di evitarlo. È libero chi può scegliere veramente tra un'opzione e un'altra, senza essere condizionato dal fatto che Dio non esiste, o che se esiste comunque non mi ama davvero. E quindi evitare il male, evitare il sacrificio, evitare il dolore che suppone l'amore. Questo si chiama egoismo, questo si chiama superbia, questo è il frutto visibile della ferita che portiamo tutti, senza distinzione di razza, di cultura, di età, eccetera. Per questo il Signore dice, non vi chiamo servi, ma amici, perché tutto quello che io ho udito dal Padre mio, ve l'ho fatto conoscere. Cioè nella Chiesa è smentita la menzogna del demonio, l'annuncio del Vangelo e il compimento del contenuto dell'annuncio, cioè della morte e della risurrezione di Gesù Cristo, che è la prova che Dio ci ama infinitamente, fino a dare suo Figlio per venirci a scovare ogni giorno. Nelle scelte sbagliate, nelle scelte egoistiche, nelle scelte utilitaristiche, che ci portano alla morte, perché ci separano dall'altro, perché l'amore suppone un dono senza riserve, l'amore suppone morire per l'altro, morire, dare la vita. E se io non posso, perché è come cascare senza rete, e non posso, perché se una volta io mi sono donato e mia moglie non mi ha capito e non mi ha dato quello che io volevo, il mio utile, la seconda volta ci metterò molto di più per donarmi e la terza non mi dono più. La terza mi dono con riserva, con una data di scadenza. Ogni nostro gesto ha una data di scadenza, si corrompe. La corruzione dell'amore, per questo la gente si divorzia, per questo si lascia il presbiterato, per questo si rompono le amicizie, per questo i rancori e gli odi verso quel cugino, verso quel parente che ti ha rubato i soldi, per questo è impossibile perdonare. Il Signore ci annuncia una cosa meravigliosa. Ehi, Dio ti ama. Sai perché Dio esiste e ti ama infinitamente? Sai perché alla tua origine esiste l'amore? Perché non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché portate frutto e il vostro frutto rimanga. Il vostro frutto non sia un frutto che si corrompa, ma incorruttibile. In Israele
I ragazzi sceglievano i propri rabbini, i propri maestri. Quindi Gesù che sceglie gli apostoli è una rivoluzione copernicana. Non era mai accaduto. Tu scegli la scuola, scegli i professori, scegli il maestro, scegli chi seguire, chi è affine al tuo carattere. Insomma, sempre tu al centro. Tu al centro dell'universo. Perché? Perché non sei stato scelto. Perché non sei stato amato. Per questo devi scegliere, sei obbligato a scegliere. Quindi la libertà è in fondo una schiavitù. Devi scegliere ciò che ti dà piacere, ciò che ti sazia, ciò che ti realizza, secondo la carne, secondo i tuoi desideri. Allora vedete che non è il condizionamento esteriore, ma è il condizionamento interiore, una ferita che portiamo dentro, un veleno che portiamo dentro, che il Signore è venuto a togliere dal nostro cuore. E questo è il senso più profondo del mistero pasquale. Gesù che depone la nostra sua vita, che la getta dentro di noi, per togliere questo veleno, il veleno antico, che Dio non ci ama, che non c'è un'origine buona, santa, giusta, bella della nostra vita. Ma come siamo nati? C'è stato un istante nella quale il seme di nostro padre ha trovato accoglienza nell'ovocita di nostra madre ed è apparso quello zigote che siamo stati tu ed io all'origine. Prima di quell'istante, fratelli carissimi, nessuno di noi esisteva. Nessuno ha scelto di essere quello spermatozoo più forte della frotta che tentava di guadagnare l'ovocita al cui DNA donare il proprio. Nessuno di noi ci ha messo nulla. Semplicemente eravamo in quel seme lì, dentro quel seme lì e in quell'ovocita lì. E siamo apparsi in questo mondo uno zigote impercettibile. 46 cromosomi che contenevano tutto quello che ci avrebbe caratterizzato. Il profilo del naso, il disegno della bocca, il timbro della voce, compresi i difetti. Ci siamo poi impiantati nell'utero di nostra madre attraverso il tessuto che tappezza la sua superficie interna, quello che si chiama endometrio, in un dialogo biochimico affascinante nel quale abbiamo messo a frutto la prima cosa imparata. L'amore per il quale i nostri genitori si sono uniti dandoci la vita. Da subito abbiamo cominciato ad offrire qualcosa di noi, suggerendo le sostanze necessarie all'impianto dell'embrione, per unirle a quelle rilasciate dall'endometrio di nostra madre, altrettanto necessarie evidentemente. È una chimica d'amore, all'origine biologica della nostra vita. C'è una chimica d'amore che rivela l'identità originale che ci caratterizza. Noi siamo per natura un dono, inscritto nel dono più grande che ci ha generato. La nostra vita, sin dalle prime luci dell'alba, è stata donare come abbiamo ricevuto in dono, amare come siamo stati amati. L'avverbio come, kathos, che appare nel Vangelo, in greco non esprime soltanto un paragone, ma anche il fondamento e l'origine. L'amore di Cristo è norma e fondamento di ogni amore. Come siamo stati amati. Per questo la parola del Vangelo si potrebbe anche tradurre così. Per il fatto che io vi ho amato così, che siete stati chiamati dentro questo mio amore concretissimo, amatevi anche voi, con questo amore dal quale siete stati chiamati e costituiti, nel quale esistete. Lasciate che l'amore che ho infuso in voi, quello con il quale vi faccio vivere e alzare la mattina, giunga all'altro, chiunque esso sia, anche se sei frutto di uno stupro, anche se tua madre non ti voleva, c'è stata una scintilla, un istante, benedetto da Dio, nel quale tu sei apparso su questa terra, nel seno di tua madre. E questa è un'immagine bellissima di ciò che ci sta accadendo e ci è accaduto nella Chiesa. Un istante nel quale tu, gratuitamente, hai ricevuto una parola che ti ha preso e ti ha fatto attaccare all'endometrio della Chiesa, all'utero della Chiesa. Stavi male, non te ne importava nulla, eri disperato, sei andato ad ascoltare un annuncio, non lo so, un amico, qualcuno che ti ha parlato di Gesù Cristo. E in quel momento, dal cielo, Dio ha benedetto quell'istante, ha benedetto te e ha voluto te dentro le viscere della Chiesa. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Forse tu cercavi una soluzione ai tuoi problemi, cercavi amore. Tutte le persone che pensano di essere nati per sbaglio e che la psicologia giustamente dice che portano dentro una ferita, perché il bambino sente se non è voluto, se non è amato nel seno della madre, se non è accolto fino in fondo. Sì, è vero, molti di noi vivono questo. E poi forse lo vivono nella famiglia, forse sentono dei condizionamenti esterni, affettivi, molto profondi, ma quelli, l'esterno, non fa altro che tirare fuori quello che c'è dentro di noi, il veleno dove il demonio già ha deposto dentro di noi. Perché noi non reagiamo naturalmente con uno sguardo di misericordia, con uno sguardo di pazienza, con uno sguardo di giustificazione verso nostra madre, verso la sua debolezza, forse, verso la sua incapacità di amare, no, ma con l'odio, con il rancore, perché il demonio ci ha convinto che tutto sia stato un caso, come molte cose che ci accadono, pensiamo che siano casuali, perché in fondo all'origine della nostra vita c'è il caso.
Non c'è Dio che ha scelto che quello spermatozoo si attaccasse a quell'ovocità in quell'istante, dando carne al suo pensiero eterno, incorruttibile, che eri tu, che ero io, dall'eternità, per l'eternità. Questo è ciò che Gesù ha udito dal Padre e ce l'ha rivelato. Guarda che Dio ti ha amato sempre. Guarda che anche se è stata una relazione occasionale tra tua madre e tuo padre, anche se tua madre neanche si ricorda di chi sei figlio, anche se sei il quarto figlio, il terzo figlio e forse non ti avrebbe voluto, anche tu sei amato da Dio. Dio ti ha pensato e ti ha voluto a tutti i costi. Forse aveva pensato per te la nascita in una situazione differente, anzi sicuramente Dio ha pensato per te il bene, ma c'è il peccato dell'uomo, c'è il peccato di tua madre, il peccato di tuo padre, il peccato delle famiglie, ma quei condizionamenti, i peccati, non hanno avuto ragione del desiderio di Dio di averti qui sulla terra, di farti conoscere l'amore, di darti una carne, di darti occhi, di darti bocca, di darti carne, di darti vita, perché tu potessi sperimentare l'amore, l'amore, Lui, e per poterlo godere eternamente. Cristo è venuto e ti comanda. Comandare vuol dire darti una missione, cioè rimetterti al tuo posto, rimetterti nella tua origine, calibrare di nuovo la tua vita secondo l'amore nel quale sei stato generato. È come accendere la macchina e comandare alla macchina, parti. Ma certamente ci ho messo dentro la benzina, l'ho messa a posto, ho fatto tutto Cristo perché la tua vita sia spesa nell'amore, sia consegnata agli altri per amore. Allora comandare significa accendere, accendere con la parola, accendere con i sacramenti, con la grazia, quello che tu sei, innescare come all'origine biologica della tua vita, innescare all'origine di ogni dialogo, di ogni gesto, di ogni pensiero, di ogni sguardo, di ogni lavoro, di ogni incontro, innescare l'amore dentro di te. Questa è la felicità, perché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome ve lo conceda. E che cosa chiedi al Padre? Amare tutto, sempre, in ogni istante, quello che chiedi. Amare tuo marito, amare tua moglie, amare tuo figlio, amare le persone che ti sono affidate, entrare nella storia, entrare nei problemi, con amore, per amore, offrendo la malattia, offrendo la difficoltà, il sacrificio, il dolore, per amore. Questo è tutto quello che noi chiediamo in Cristo che vive in noi, che si è donato, che ha deposto l'amore del Padre nella nostra vita. Vivere per qualcosa di eterno, per un frutto nel quale possiamo deporre anche noi la nostra vita, la nostra anima, per gli amici, perché non c'è più anche il nemico. Con questi occhi, con questa esperienza, diventa un amico al quale rivelare ciò che è stato rivelato a noi. Un amore così grande che sa abbracciare ogni istante, ogni millimetro della vita, facendo di ciascun secondo, di ciascun istante, un principio, una nascita, un'infanzia perpetua, finalmente purificata, liberata, come il battesimo, che ci rinnesta, che ci fa nuove creature, che ci ridà questa origine pura, innocente, nella quale vivere da figli di Dio, immagine e somiglianza dell'amore del Padre, come uno zigote che non difende nulla, ma che offre ogni sostanza vitale, cosa? Il tempo, il denaro, le parole, i gesti, i silenzi, i sacrifici, all'endometrio che li attende, tua moglie, tuo marito, in una fecondità che dà frutto, un frutto che non si corrompe. Ciò che noi viviamo nel battesimo lo diamo, lo realizziamo, lo compiamo nella nostra vita di tutti i giorni, battezzando, tra virgolette, ogni altra persona, immergendo ogni altra persona nell'amore di Dio, facendolo incontrare, facendo scoccare questa scintilla meravigliosa che è il perdono, che è la misericordia. Coraggio. Così oggi, quando usciremo con la fidanzata, quando cenaremo con il marito, qualsiasi cosa faremo, noi doneremo la nostra vita.